Buongiorno a tutti, dal Centro Studi Piero Calamandrei e dall'Avvocato Raffaele Torrese e benvenuti alla diretta avente ad oggetto la risoluzione tracce di diritto civile e di diritto penale per l'esame di avvocato 2022-2023. Buongiorno a tutti, chiedo ovviamente a tutti coloro che sono in ascolto di darmi contezza del se mi ascoltano e se mi vedono bene. Io ripeto, siamo qui alla diretta risoluzione tracce per il corso esame di avvocato 2022-2023. Quello che faremo oggi sarà analizzare due tracce, una traccia di diritto civile ed una traccia di diritto penale. Tutte tracce che peraltro abbiamo pubblicato sulla nostra pagina mercoledì alle ore 15. Quindi il consiglio che vi posso dare è sempre comunque quello di guardare le nostre tracce per tempo, di provare a risolverle e poi ascoltare e poi vedere in che modo le andiamo a risolvere noi, in che modo le risolve l'avvocato Torrese e quindi sostanzialmente controllare la qualità delle vostre risposte. Ovviamente ragazzi, prima di ogni altra cosa è doveroso e dovuto un chiarimento, e cioè questa diretta non sostituisce in alcun modo il corso di preparazione all'esame di avvocato 2022-2023. Buon pomeriggio Giuseppe. Sono delle pillole di diritto, sono dei brevi spezzoni di diritto nei quali io cerco di andare a risolvere sostanzialmente delle questioni problematiche di tipo e di taglio pratico. È chiaro che tutto il substrato teorico che c'è dietro alle nostre tracce non viene analizzato in questa sede, quindi è chiaro che per tutto quell'aspetto cognitivo vi rimando come sempre al corso. Allora, buonasera Andrea, buonasera anche Giuseppe. Allora, come prima cosa vi chiedo se avete seguito la diretta aggiornamenti giurisprudenziali. Come sapete, io il mercoledì alle ore 21 tengo la diretta aggiornamenti giurisprudenziali e la divido in due parti, una parte pubblica ed una parte privata. Quindi mi rivolgo sia a coloro che sono iscritti ai nostri corsi o sono iscritti alla diretta e quindi evidentemente seguono o possono seguire la parte, anche la parte privata, ma mi rivolgo anche a coloro che ci seguono pubblicamente e possono comunque seguire la parte pubblica. Mio consiglio, seguitela con enorme attenzione, perché l'anno scorso praticamente tutte le sentenze che abbiamo trattato durante gli aggiornamenti giurisprudenziali sono state oggetto di traccia. In particolare mercoledì, buon pomeriggio Giusi, in particolare mercoledì abbiamo parlato del rapporto tra la simulazione contrattuale e la controdichiarazione e abbiamo parlato del contratto di locazione e dell'ipotesi in cui il locatore può non accettare la restituzione dell'immobile. Buon pomeriggio Antonio. Mentre in diritto penale abbiamo parlato di calunnia e di diritto di difesa. Buon pomeriggio Maria Rosaria. Quindi della possibilità di colui che è imputato di un reato, buon pomeriggio Lara, di discolparsi sostanzialmente accusando un altro soggetto di averlo commesso. E poi sempre in penale abbiamo visto i rapporti tra estorsione e truffa. Ripeto, sentenze importantissime. Come sempre vi chiedo se apprezzate questo lavoro gratuito che noi facciamo, quindi questo format di approfondimento, ma anche il format aggiornamenti giurisprudenziali. Vi chiedo intanto di seguirci sui nostri canali social. La pagina Facebook è questa da cui trasmettiamo, Corso di Formazione Giuridica 2022, ma poi abbiamo la pagina Instagram, Centro Studi Piero Calamandrei, il canale YouTube, Centro Studi Piero Calamandrei, e il sito internet www.centrostudipierocalamandrei.it. Ovviamente, come sempre, vi chiedo non solo di seguirci, ma anche di lasciarci una recensione. Chi lo farà sarà premiato, tra virgolette, ricevendo materiale didattico in omaggio. Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio Rosa Maria. Vi ricordo anche la nostra programmazione Facebook per la prossima settimana.
Mercoledì alle ore 21 terremo la diretta di aggiornamenti giurisprudenziali. Sabato alle 15 una nuova diretta live. Vi ricordo i nostri corsi attivi, ovviamente. Noi abbiamo tre pacchetti formativi. Abbiamo il pacchetto esame di avvocato, che permette a chiunque ci segue di prepararsi sia sull'esame di avvocato 2022-2023, quindi una preparazione completa, evidentemente che parte dal primo orale. E poi abbiamo la possibilità per coloro che hanno già superato il primo orale dell'anno scorso e si accingono a sostenere il secondo, di prepararsi per la seconda prova orale. Quindi mi riferisco alla prova orale della sessione 2021-2022. Poi abbiamo il pacchetto corsi di specializzazione. Offriamo corsi di specializzazione di vario tipo. Abbiamo il corso in mediatore civile e familiare, il corso in esperto di famiglia, il corso in criminologia, il corso in diritto dell'immigrazione, il corso in GDPR, il corso di inglese giuridico, il corso di inglese giuridico, dicevo, eccetera. Ultimo è il pacchetto concorsi pubblici, dove offriamo preparazione per tutti i concorsi pubblici, sia quelli che sono già stati banditi, come ad esempio il concorso al Comune di Napoli, del quale sono state pubblicate le date, sia per il concorso all'Agenzia delle Dogane, sia per il concorso all'Agenzia delle Entrate, ma anche i concorsi che saranno banditi a breve. Penso al concorso di SGA, penso al concorso che stiamo aspettando tutti, Ufficio del Processo, eccetera, eccetera. Inoltre segnalo che da quest'anno prepariamo anche per il corso di magistratura, quindi per il concorso di magistratura. Dunque, al corso, prima di procedere con la lezione odierna, con le tracce odierne, abbiamo parlato come prima cosa di usura sopravvenuta, approfondendo tutta la tematica dell'usura sopravvenuta. Sapete, di usura ho parlato buon pomeriggio Marta 2 settimane fa. Al corso abbiamo trattato anche l'usura sopravvenuta, che è un altro problema enorme. E sempre al corso ho approfondito un altro argomento che ho trattato settimana scorsa, stavolta, quello dei diritti successori del coniuge e in particolare dei diritti successori del coniuge in caso di separazione e divorzio, sia nell'ipotesi in cui la separazione fosse stata addebitata che nell'ipotesi in cui la separazione non fosse stata addebitata. Tutte cose, ripeto, di cui ho parlato al corso e che per ragioni di tempo non posso evidentemente spiegare in questa sede. Quindi vi rimando al corso. Per qualunque informazione relativa all'iscrizione al corso, non esitate a mandarci un messaggio privato alla pagina Corsi di Formazione Giuridica 2022 o una mail al centro studi pierocalamandrei@gmail.com. Tutto ciò detto, possiamo passare alla pubblicazione della traccia di penale. Ovviamente potete pormi domande anche in tempo reale. È chiaro che se la risposta alla domanda richiede un po' più di tempo, io vi risponderò dopo l'esposizione di penale e poi dopo l'esposizione di civile. Quindi attendiamo la pubblicazione della traccia di penale e poi ci siamo. Ecco qui, la traccia è stata pubblicata. Buon pomeriggio, Raffaella. Allora, nel settembre del 2022, Tizio pubblica un post sulla sua bacheca Facebook con il quale, attraverso espressioni dubitative ma fortemente suggestive, accusava falsamente il sindaco del comune di Alfa di aver avallato una speculazione privata illecita in cambio di denaro. Che vuol dire attraverso espressioni dubitative ma fortemente suggestive? Vuol dire che Tizio non ha scritto sulla sua bacheca Facebook: il sindaco del comune di Alfa è un corrotto perché ha preso una mazzetta da X. Ha scritto qualcosa del tipo: ma vuoi vedere che il sindaco del comune X è un corrotto perché ha preso una mazzetta da Y? Ma non è che il sindaco del comune X ha preso una mazzetta da Y per avallare quella speculazione privata? Quindi non ha detto con certezza, non ha detto la sua opinione in modo certo, ma ha posto con un'espressione dubitativa ma suggestiva, appunto del tipo: ma non è che, ma vuoi vedere che il sindaco ha preso una mazzetta?
accusato falsamente il sindaco di aver preso una mazzetta. Preoccupato delle possibili conseguenze penali della sua condotta, Tizio si rivolge al suo legale di fiducia. Il candidato, assunte le vesti di legale di Tizio, premessi i cenni sugli istituti sottesi alla traccia, individui gli eventuali profili di responsabilità penali addebitabili al suo assistito. Allora, cerchiamo di capire che cosa ci chiede di fare questa traccia. Prima questione problematica evidente è capire se si possa davvero parlare di diffamazione dinanzi ad un post pubblicato sulla bacheca Facebook del presunto diffamatore, dove questo presunto diffamatore in realtà non ha espressamente accusato il sindaco di aver tenuto una determinata condotta. Non ha detto con certezza il sindaco è corrotto perché ha fatto X. Ha posto la questione sotto un profilo interrogativo. Appunto, si è chiesto, si è fatto una domanda chiedendosi: ma vuoi vedere che il sindaco ha rubato? Ma non è che il sindaco è un corrotto? E allora la prima questione problematica sarà sicuramente quella di comprendere se possa parlarsi di diffamazione in presenza di una dichiarazione sicuramente lesiva della reputazione, ma priva di quei requisiti di certezza classici. Non ho detto il sindaco è un corrotto, mi sono posto una domanda volta in qualche modo a far riflettere il lettore. Una vera e propria sorta di domanda, possiamo dire, suggestiva, una critica velata. Seconda questione problematica. Seppure volessimo affermare che in questa ipotesi scatta il delitto di diffamazione, la diffamazione praticata a mezzo Facebook e soprattutto realizzata attraverso una bacheca Facebook, quindi pubblicando il contenuto sulla propria bacheca, che diffamazione è? Una diffamazione semplice o una diffamazione aggravata? E se è una diffamazione aggravata, che diffamazione aggravata è? Cioè da cosa è aggravata? Queste le questioni problematiche. Ovviamente si partiva dal reato di diffamazione. Leggiamolo, articolo 595. Chiunque, ovviamente ragazzi, per capire da che reato bisognava partire, per capire che si parlava di diffamazione, vi rimando al corso dove rendo tutti i chiarimenti su questo aspetto. Articolo 595, diffamazione. Chiunque, fuori dai casi indicati dall'articolo precedente, quindi fuori dai casi di ingiuria, comunicando con più persone, quindi interagendo, parlando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punita con la pena fino a un anno o con la multa fino a 1032 euro. Secondo il terzo comma prevedono poi delle aggravanti. Vi è la prima aggravante, che sia quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, cioè specifico, e il terzo comma prevede un aggravante se l'offesa, cioè la diffamazione, viene resa o a mezzo stampa o con un altro mezzo di pubblicità. Allora, che cos'è la diffamazione? Cosa avreste dovuto dire subito ai commissari? Che quel delitto, buonasera Patrizia, buonasera Mariella, è quel delitto di cui risponde chi, al di fuori dai casi dell'ingiuria, offende la reputazione di un'altra persona comunicando con più persone. Quindi ordinando la condotta e l'evento, è il delitto che commette chi, comunicando con più persone, quindi interagendo con più persone, che fa offende la reputazione di un'altra persona. Ad esempio, io mi reco al bar e racconto peste e corna, racconto una vicenda tremenda che ha a che fare con la nostra Patrizia. Dico Patrizia perché è l'ultima persona ovviamente che ha reso un commento. Vado al bar, quindi comunico con più persone, racconto a più persone un contenuto diffamatorio avente ad oggetto Patrizia, che evidentemente offende la sua reputazione. Quella è una diffamazione. Ed è una diffamazione semplice. L'articolo 525, al secondo e terzo comma, prevede poi due aggravanti. La seconda aggravante, o meglio la prima aggravante,
quella contenuta nel secondo comma, perciò mi sono imbrogliato, prevede l'aggravante, buon pomeriggio Maria Luisa, dell'attribuzione di un fatto determinato. Perché? Perché l'accusa generica è sempre meno offensiva rispetto all'accusa specifica. Faccio un esempio. Se Maria Luisa, io l'esempio lo faccio sempre con l'ultima persona collegata, va al bar e comincia a raccontare peste e corna su di me. Comincia a dire che l'avvocato Raffaele Torresi è uno stupratore, va bene? Qualcuno le crederà, qualcuno no. Quindi potenziale di danneggiamento della mia reputazione c'è, ma non è altissimo. Ma se invece Maria Luisa va al bar e racconta all'avvocato Raffaele Torresi ha cercato di violentare mia sorella o mia cugina, voi capite che quell'accusa diffamatoria è più grave. Perché? Perché tanto più specifica è l'accusa, anche se falsa, fateci caso, tanto più quell'accusa è credibile. Dire il sindaco è un corrotto, in genere, vuol dire tutto e non vuol dire niente. Sembra la classica frase qualunquista. Dire il sindaco si è preso 30.000 euro per concedere il permesso a costruire su quella collina, voi capite, è molto più specifico, magari è comunque falso, però è molto più credibile e quindi è una diffamazione aggravata. Il terzo comma prevede la seconda ipotesi di aggravante. È aggravata la diffamazione se commessa o a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Voi capite, questo è chiaro, se io vado al bar e racconto peste e corna di Maria Luisa, quante persone potranno ascoltarmi? Quanti sono gli avventori del bar in quel momento? 10, 15? Certo, magari parleranno con i loro amici, quindi la notizia avrà comunque una certa diffusione. Ma se io sbatto in prima pagina sul giornale o racconto in televisione che Maria Luisa è una poco di buono, è chiaro che questa mia diffamazione ha una rilevanza molto più ampia. Lo verranno a sapere decine di migliaia di persone. Ed è il motivo per cui la diffamazione a mezzo stampa o quella realizzata con altri strumenti di pubblicità è una diffamazione aggravata. Cerchiamo di comprendere meglio la norma. La norma si apre con una clausola fuori dai casi previsti dall'articolo precedente. Quando le norme si aprono con clausola di sussidiarietà, viene escluso il concorso apparente di norme. Vuol dire che salvo che sussistano tutti i requisiti della diffamazione, la tua condotta deve essere sempre considerata un'ingiuria. Perché il 595 dice fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, e cioè dall'ingiuria. Il che vuol dire che salvo che ricorrano tutti i requisiti della diffamazione, ci troviamo sempre dinanzi ad un'ingiuria. La norma ovviamente è sussidiaria. Al corso abbiamo parlato in lungo e largo dei rapporti tra diffamazione ed ingiuria, cosa che non posso fare in questo momento perché non ho tempo, e anche parlato sempre in lungo e largo dell'ingiuria, di tutto il problema della depenalizzazione dell'ingiuria e tutto ciò che comporta anche ai fini della risoluzione delle tracce. Ovviamente in questo momento non ho il tempo per farlo, quindi resto connesso sulla diffamazione. Trattasi sicuramente di un reato comune, la norma si apre con chiunque, ma è un chiunque vero, non è un chiunque dispettoso come nel reato di frode in commercio. Quindi davvero chiunque può realizzare una diffamazione. Io posso diffamare qualcuno, può diffamare qualcuno Mattarella, può diffamare qualcuno quello che vende le bibite allo stadio. Qual è la condotta incriminata? Intanto è un reato di evento o un reato di condotta? Noi guardiamo ai verbi contenuti nel precetto penale, comunicando con più persone, primo verbo comunicare, offendere l'altrui reputazione, secondo verbo offendere. Qual è la condotta secondo voi? Offendere l'altrui reputazione è una condotta? Ovviamente no, è un evento. Perché? Perché tu mi diffami e la conseguenza della tua diffamazione è che hai leso la mia reputazione. Tu, Maria Luisa, vai al bar e dici che sono uno stupratore. La conseguenza di questa tua condotta diffamatoria è l'evento lesione della mia reputazione. Perché la gente inizia a pensare che non sono quel bravo ragazzo che tutti pensano che sono. Ok? Quindi la condotta qual è? Comunicare con più persone. L'evento qual è?
la lesione della reputazione. Ovviamente bisogna spendere qualche parola sulla condotta e sull'evento. Che vuol dire comunicare con più persone? Comunicare con più persone vuol dire che si ha diffamazione solo quando l'insulto viene rivolto alla presenza di più persone. Se sempre Maria Luisa, perché l'esempio lo faccio sempre con lei, visto che è l'ultima persona ad aver commentato, o almeno l'ultimo commento che leggo, se Maria Luisa mi becca per strada da solo e mi dice: avvocato Torrese, lei è un uomo di bip, lei è un bip, oppure lei è uno stupratore o un qualunque cosa, Maria Luisa non mi sta diffamando. Perché? Perché evidentemente quella offesa gravissima la sto percependo solo io, perché siamo da soli in strada io e Maria Luisa. Quindi Luisa in quel momento non sta ledendo la mia reputazione. Perché? Perché la reputazione è il giudizio che le altre persone hanno di me. Se io e Maria Luisa siamo soli in strada e lei offende me e nessuno ascolta, non c'è diffamazione. Perché? Perché la mia reputazione è salva, perché lei non mi sta offendendo dinanzi ad altre persone. Se invece al contrario Maria Luisa va al bar e dice di me peste e corna, dice che sono uno stupratore o qualunque altra offesa, un criminale, un ladro, un truffatore, allora in quel caso è diverso, perché la mia reputazione viene compromessa, perché le altre persone sentono l'offesa. E la reputazione è la percezione che gli altri hanno di me. Chiaro? Ovviamente se Maria Luisa mi incontra per strada e mi insulta privatamente, quello è ancora una condotta illecita, quella per l'appunto è un'ingiuria, perché l'ingiuria non tutela la reputazione ma tutela l'onore, e il mio onore è leso anche soltanto se Maria Luisa mi insulta privatamente, perché l'onore è la cognizione, la percezione che io ho di me stesso, e quindi io soffro se qualcuno mi dà dello stupratore, mentre la reputazione è la cognizione che gli altri hanno di me. Chiaro? Tutto ciò premesso, al corso ovviamente ci siamo soffermati sulle caratteristiche che deve avere questa comunicazione, e in particolare abbiamo detto che la comunicazione può anche essere rivolta a una sola persona quando io so che però quella persona andrà a spiattellare la verità ad altre persone. C'è una Cassazione recente, però non ne posso parlare evidentemente in questa sede, ma ne ho dovuto parlare al corso per ragioni di tempo. Bene giuridico tutelato dal reato, buon pomeriggio Marco, e la reputazione. Siamo in particolare nel titolo 12 del libro secondo del Codice Penale. Libro secondo è il libro che si occupa di tutti i delitti. Titolo 12 è il titolo che si occupa dei delitti contro la persona. Come vi ho già spiegato, il codice penale fascista del 30 mette la persona alla fine del codice. All'inizio del codice, quindi nella parte più importante del secondo libro, ci sono i reati che tutelano lo Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, eccetera. Il criterio è sempre quello piramidale, quello fascista, dove al vertice c'è lo Stato e la pubblica amministrazione, alla base le persone e il loro patrimonio. Ovviamente al corso abbiamo anche parlato delle differenze che esistono tra la diffamazione e la calunnia, ma di nuovo non è questa la sede per poter approfondire queste questioni. Andiamo allora alle questioni problematiche. E cerchiamo di capire se la condotta posta in essere da Tizio può essere immaginata come una condotta diffamatoria oppure no. Qual è il problema? Il problema non è tanto che la diffamazione di Tizio è stata realizzata a mezzo Facebook, perché oggi non c'è nessuno in giurisprudenza che dice che attraverso Facebook tu non puoi diffamare. Certo che puoi diffamare, sulla tua bacheca scrivi che il sindaco è corrotto, è chiaro che lo stai diffamando. Però in questo caso invece Tizio sulla sua bacheca non ha scritto che il sindaco è corrotto,
ma posto la questione in chiave interrogativa o in chiave problematica, come diciamo noi giuristi. E cioè ha detto qualcosa del tipo, lo ripeto, ma vuoi vedere che il sindaco è un corrotto? Ma non è che il sindaco quei soldi se li è intascati? Che cos'è questo? Che cos'è questo fare? Questo atteggiamento pseudo-interrogativo? Che cosa vuole significare? È una diffamazione o meno? Perché la diffamazione si ha nell'ipotesi in cui io ti vado a accusare di un qualcosa. Qui non ti sto accusando in maniera netta, in maniera chiara, ma sto subdolamente facendo illusione a questa possibilità, cioè la possibilità che tu sia un corruttore. La Cassazione si pronuncia con sentenza numero, scrivete, 8 del 2020. Cassazione 8 del 2020. Chiarisce che anche in questo caso siamo dinanzi ad una diffamazione. Perché? Perché si ha diffamazione anche quando io esprimo un pensiero in chiave dubitativa, in chiave ipotetica, però evidentemente nel farlo sto subdolamente ipotizzando e avallando una determinata concezione. Quindi io non sto dicendo al 100% che lui è un corruttore, ma sto insinuando nella mente di chi mi legge questa idea. Non è che quello ha preso una mazzetta? Non è che è un corruttore? Secondo la Cassazione 8-2020 ciò basta. Quindi non c'è dubbio che il nostro cliente Tizio sia un diffamatore. Ora dobbiamo capire di che diffamazione risponde. Ovviamente noi dinanzi alla Commissione, dopo aver dato atto dello stato dell'arte, cioè dopo aver detto che secondo Cassazione 8-2020 bastano le domande interrogative, diremo anche che dovendo difendere il tizio noi cercheremo invece di sottolineare come, a nostro dire, queste affermazioni non chiare e dubitative non sono sufficienti ad integrare il reato. Quindi sarà comunque il nostro primo strumento di difesa. Andiamo alla seconda questione problematica, che è altrettanto importante ed è più complessa, e cioè: posto che attraverso Facebook si può diffamare, sicuramente, quindi posto che la diffamazione a mezzo Facebook esiste, ma di che diffamazione si tratta? Una diffamazione semplice o una diffamazione aggravata? Vi ho già detto prima che il secondo comma dell'articolo 595 prevede un'ipotesi di diffamazione aggravata nell'ipotesi in cui io ti sto attribuendo un fatto determinato. Perché? Perché abbiamo detto che è molto più grave dire qualcosa del tipo: ma vuoi vedere appunto che il sindaco X si è preso 20.000 euro per far costruire quella palazzina sulla collinetta, piuttosto che dire: ma vuoi vedere che il sindaco X è un corrotto? Perché, lo ripeto, perché le accuse specifiche, anche se false, sono comunque più pericolose, sono più perniciose. Nel nostro caso, sicuramente la diffamazione era aggravata ai sensi del secondo comma, perché il nostro tizio sta attribuendo un fatto specifico al sindaco. Sta dicendo che per avallare quella speculazione privata, quella specifica speculazione privata, ha preso del denaro. Il problema riguarda invece l'altra aggravante, quella del 595, comma terzo. Perché? Perché quell'aggravante scatta quando l'offesa alla reputazione, ovviamente, quindi quando la diffamazione è recata o a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità. Che cosa vuol dire? Che o mi hai diffamato a mezzo stampa, poi vedremo bene cosa significa, oppure con un altro strumento di pubblicità. E allora la questione relativa a Facebook, ovviamente, la prima questione è quella relativa alla possibilità di considerare la diffamazione realizzata a mezzo Facebook una diffamazione realizzata con un altro strumento di pubblicità. Facebook è uno strumento di pubblicità che rende più pericolosa una diffamazione? Ragazzi, questa non è una questione problematica perché la giurisprudenza sono anni che dice di sì.
È chiaro che diffamare una persona su Facebook, e in particolare sulla propria bacheca Facebook, è una diffamazione molto grave. Perché? Perché Facebook è uno strumento di diffusione delle idee e del proprio pensiero estremamente intenso. Cioè, se io ti diffamo sulla mia bacheca Facebook, ci sono migliaia di persone che potranno avere percezioni di quell'offesa. È molto più grave diffamarti su Facebook piuttosto che al bar, ma ti dico di più, se tu hai una pagina Facebook molto seguita, fa più scandalo la diffamazione resa attraverso la pagina Facebook piuttosto che a volte quella resa attraverso le pagine di un giornale. Quindi non c'è dubbio che la diffamazione resa a mezzo Facebook, e in particolare a mezzo di bacheca Facebook, è sicuramente una diffamazione aggravata ai sensi dell'articolo 595, comma terzo. La domanda che però ci si è posti in passato è questa: ma la diffamazione resa a mezzo Facebook deve essere considerata una diffamazione aggravata perché realizzata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità? O una diffamazione aggravata perché realizzata col mezzo della stampa? In altre parole, noi stiamo considerando Facebook stampa, quindi stiamo equiparando Facebook alla carta stampata? Oppure stiamo dicendo invece che Facebook non equivale alla carta stampata, ma una diffamazione a mezzo Facebook è una diffamazione resa con qualunque altro mezzo di pubblicità? Voi capite che una cosa è dire stampa, la stampa normalmente sono i giornali, i cartacei, no? Il Corriere, la Repubblica. Altra cosa è dire diffamazione aggravata perché realizzata con qualunque mezzo di pubblicità, il video che va su YouTube, il blog del giornalista o il blog, il mio blog magari molto seguito, un qualunque altro strumento, la televisione, eccetera. Qualcuno di voi, smaliziato, si potrà chiedere: ma a noi cosa interessa sapere se Facebook può essere equiparato alla stampa o meno? Del resto l'articolo 595, terzo comma, James, arriviamo alla fine, alle conclusioni, l'articolo 595, terzo comma, equipara la stampa agli altri mezzi di pubblicità. Dice: se l'offesa è recata a mezzo stampa, buongiorno Giorgio, o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è sempre dai 6 mesi a 3 anni. Quindi qualcuno di voi potrebbe dire: beh, ma o diciamo che Facebook è stampa, o diciamo che Facebook è altro mezzo di pubblicità, sempre diffamazione aggravata è. Non è proprio così. Non è proprio così, o almeno non era fino a un anno fa proprio così, perché vedete, la diffamazione a mezzo stampa incontra anche un'altra circostanza aggravante, quella contenuta nell'articolo 13 della legge sulla stampa, la legge 47 del 48. L'articolo 13 della legge sulla stampa 47 del 48 prevede una circostanza aggravante diversa e ancora più aspra per l'ipotesi in cui l'offesa, quindi la diffamazione, avvenga a mezzo stampa e riguardi l'attribuzione di un fatto specifico. Quindi l'articolo 13 della legge 47 del 48, di cui al corso ovviamente ho parlato a lungo e largo e non posso fare qui per ragioni di tempo, l'articolo 13 della legge 47-48 prevede una circostanza aggravante che scatta in due casi che devono avvenire assieme, però, due ipotesi complementari. Uno, l'offesa deve essere arrecata a mezzo stampa. Due, l'offesa deve essere arrecata attraverso la enunciazione, l'esposizione di un fatto determinato. Quindi prendiamo il secondo comma del 595, il fatto determinato, è un pezzo del terzo comma. Allora voi capite che è prevedendo una pena molto aspra, fino a 6 anni di carcere. Adesso voi capite che nella nostra traccia noi abbiamo sicuramente l'aggravante del secondo comma, sicuramente l'attribuzione di un fatto determinato.
Quindi per la nostra traccia, capire se la diffamazione a mezzo Facebook equivale alla diffamazione a mezzo stampa vuol dire capire se noi possiamo applicare l'articolo 13 della legge 4748 come circostanza aggravante. Perché, lo ripeto, l'articolo 13 della legge 4748 è una circostanza aggravante che scatta solo quando la diffamazione è realizzata a mezzo stampa e ha a che fare l'attribuzione di un fatto determinato, con l'attribuzione di un fatto determinato. Quel fatto determinato già c'è, l'abbiamo detto sicuramente. Il dubbio: la diffamazione è resa a mezzo Facebook, ma Facebook equivale a stampa? Perché se Facebook equivale a stampa, scatta l'articolo 13, quindi l'aggravante dell'articolo 13, che è un aggravante molto più intensa, molto più severa. Cassazione 48-73 del 2017, ripeto, Cassazione 48-73 del 2017 aveva reso un importante chiarimento e aveva detto: l'articolo 13 della legge 47 del 1948, quando parla di stampa, si riferisce solo alla carta stampata, ai giornali, quelli che potete toccare. Però dice la Cassazione: secondo una lettura evolutiva, noi possiamo estendere questa aggravante anche alla stampa online. Quindi, per esempio, ci sono molti giornali che esistono online, no? Ci sono sia giornali che hanno sia la versione cartacea che la versione online. La Repubblica è anche online, il Corriere della Sera è anche online, il Libero è anche online. Ma ci sono addirittura giornali che esistono solo online. La Cassazione dice: per questi possiamo estendere la nozione di stampa. Quindi anche il giornale online è stampa e quindi anche la diffamazione realizzata attraverso la Repubblica online è una diffamazione a mezzo stampa. Quindi si dovrebbe applicare, dovrebbe, l'articolo 13 della legge 47 del 1948 sulla stampa. Dice la Cassazione: invece questa aggravante non si può applicare a quelle comunicazioni online che non hanno la stessa forma della stampa cartacea, ad esempio i social network, ad esempio i blog, eccetera. Perché? Perché per poter essere considerato stampa anche online devi avere la struttura del giornale, devi avere il direttore, devi avere gli editorialisti, devi avere gli editoriali, devi avere una cadenza fissa o quotidiana o settimanale. Se sei strutturato così, sei stampa. Anche se sei solo online, sei comunque stampa. E quindi posso applicare l'aggravante dell'articolo 13. Se invece sei non disorganizzato, ma sei destrutturato, cioè sei strutturato non come una stampa, non come un giornale, ma sei strutturato appunto come un blog, come una qualunque pagina Facebook, in quel caso non puoi essere considerato in alcun modo stampa. Quindi la diffamazione a mezzo Facebook non è, buongiorno Gaetano, buon pomeriggio, non può essere considerata diffamazione a mezzo stampa. Vi devo anche dire però, in ogni caso, che oggi la diffamazione a mezzo stampa, e in particolare l'articolo 13 della legge 47 del 1948, è stato dichiarato in ogni caso incostituzionale, con sentenza 150 del 2021, che in questa sede vi posso menzionare ma non spiegare, al corso l'ho spiegata in lungo e largo. Qui non ho il tempo, ma sappiate solo che oggi la diffamazione a mezzo stampa non esiste più. Quindi in ogni caso il nostro tizio non poteva essere condannato per diffamazione a mezzo stampa. Quindi di cosa risponde il nostro amato tizio? Risponde sicuramente di diffamazione, perché abbiamo detto che anche l'atteggiamento interrogativo, le frasi dubitative sono comunque frasi diffamatorie. Ovviamente noi ci giocheremo come motivo di difesa il fatto che le sue accuse non sono certe, non erano assolutamente, come dire, non erano certe ed erano dubitative, ma la Cassazione sul punto è severa, condanna. E quindi che diffamazione è? Non è una diffamazione a mezzo stampa, perché intanto non la puoi fare con Facebook, ma comunque sarà dichiarata incostituzionale, quindi nulla questo.
È una diffamazione aggravata. Anzi, ad essere precisi, è pluriaggravata. Ai sensi dell'articolo 595, comma secondo, che ti punisce per l'attribuzione di un fatto specifico, ed è aggravata, quindi pluriaggravata, anche dall'articolo 595, comma terzo, e cioè diffamazione realizzata con altro mezzo di pubblicità. Quindi abbiamo una diffamazione pluriaggravata, perché? Perché consistente nell'attribuzione di un fatto determinato e perché realizzata con uno strumento di pubblicità diverso dalla stampa. Qual è la pena prevista in questa ipotesi? Trattandosi di un concorso di due circostanze aggravanti ad effetti speciali, ragazzi, non ho il tempo di spiegarvelo adesso, ma al corso ne abbiamo parlato in lungo e largo, ce lo spiega l'articolo 63 del codice penale. Allora, se ci sono domande su tutto quello che ho spiegato, io sono qua per rispondervi, altrimenti andiamo direttamente al diritto civile. Prego. Lascio qualche istante perché so che loghiamo, quindi magari le domande arrivano con un po' di ritardo. Un po' di ritardo. Stavo versando l'acqua nel caffè. Allora, cominciamo a pubblicare la traccia di civile. Poi se nel frattempo arrivano domande di penale, io come sempre rispondo. E ragazzi, lo dico sempre, anche a chi ascoltasse questa diretta in differita, o a chi la riascolta e inizia ad avere qualche dubbio, la traccia sarà pubblicata, potrei farmi le domande anche successivamente. Non c'è nessun problema, io risponderò comunque per iscritto a tutte le domande, quindi problemi non ce ne sono. Ancora un istante, e se non vediamo domande, se non vedo domande, vado per la lettura della traccia di civile. Domanda. In un'ottica difensiva si fa valere solo l'espressione di critica velata? Si fa valere quello, il problema della critica velata, e poi si evidenzia come non posso essere condannato per diffamazione a mezzo stampa. Sono quelli gli unici strumenti di difesa che tu hai in questa traccia, sì. E chiaramente chiederai anche l'applicazione del 63,4 e in particolare chiederai che venga calcolata una sola circostanza aggravante. Però ragazzi, purtroppo non ho il tempo di parlare del 63,4, ma ne ho parlato al corso in lungo e largo, e in ogni caso poi chiederò anche il minimo edittale ed eventualmente l'applicazione delle circostanze attenuanti, perché la traccia non vi dice che sono un recidivo, perché il reato commesso comunque non è particolarmente grave, eccetera. Prego Maria Luisa, con un istante solo e poi passo alla lettura della traccia di civile. Allora, non vedo altre domande, quindi passiamo alla lettura della traccia di civile. Tu vedi altre domande per caso? Magari ti arriva prima la... dopo quella di Maria Luisa? Facciamo solo questo no. Controllo incrociato, perfetto. Allora, do lettura della traccia di civile. Tizio, proprietario di un appartamento sito in un quartiere residenziale della città Alfa, a partire dal gennaio 2022 inizia ad ospitare all'interno dello stesso un cineforum per sé e per i suoi amici, con conseguente reiterata riproduzione di pellicole cinematografiche durante la giornata. E cioè Tizio si è messo in quartiere residenziale della città di Alfa e ha installato un cineforum all'interno di casa sua. Chiama i suoi amici per vedere questi film in continuazione, sparandoli sempre ad un volume altissimo. Anzi, questo ve lo dice il periodo di dopo, vi ho anticipato. Nel corso di dette riproduzioni, Tizio regola l'audio delle pellicole a un volume molto elevato, quindi l'audio è molto forte, seppur di poco inferiore alla soglia di rumore massimo prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 1991 per quella zona. Che vuol dire che il volume, che i decibel sono molto elevati,
però sono di poco inferiori ai decibel massimi di emissioni previsti per quella zona. Che fa il DPCM? Vi dice ad esempio che per le zone residenziali è possibile un livello di rumore massimo pari a X. Bene, i suoi decibel saranno X-1, X-2, quasi al massimo, ma poco sotto. Dette emissioni sonore si propagano quotidianamente dall'appartamento di Tizio a quello confinante di proprietà di Caio, arrecando a questi, cioè arrecando a Caio, una serie di fastidi e di disagi, impedendogli tra le altre cose di riposare bene, di guardare la televisione ad un volume normale, alterando sostanzialmente in senso peggiorativo la sua qualità di vita, senza però al contempo causare alcun danno alla salute. Cioè, che cosa vuol dire? Cosa mi sta dicendo la traccia? Che queste emissioni sonore, questi suoni, si propagano dall'appartamento di Tizio e finiscono nell'appartamento di Caio. Chiaro, se il vostro vicino sente la televisione ad alta voce, la sentite anche voi. Con che effetti? Benché siamo sotto la soglia del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli effetti quali sono? Che lui non riposa bene, Caio, che non può più guardare la sua televisione a un volume normale, perché sente la televisione di Tizio, evidentemente, e che in ogni caso la sua qualità di vita è una qualità di vita peggiorata rispetto al momento in cui è iniziato questo cineforum. Però la traccia mi dice anche una cosa, e cioè che Caio non ha subito alcun danno alla salute. Non pensate per forza al timpano che si rompe o cose del genere. Danno alla salute può anche voler dire che tu mi hai privato del sonno per un mese e mi hai fatto venire una depressione cronica, va bene? Malattie che vengono in seguito alla privazione del sonno. Non è questo il caso, per fortuna. Così spiegata la traccia, cerchiamo di capire quali sono le questioni problematiche ad essa sottese. La prima questione problematica, beh, la traccia è chiara sul punto, è come se ve la gridasse. Perché vi ha dovuto dire che le emissioni di Tizio erano comunque inferiori alla soglia massima prevista dal decreto Presidente del Consiglio dei Ministri? Perché lo ha fatto? Perché sostanzialmente vi ha detto che cosa? Vi ha posto un quesito, cioè vi ha detto, vi ha chiesto, ma è possibile che queste emissioni siano illecite e che quindi sostanzialmente Caio possa fare causa a Tizio, poi vedremo in base a quale articolo, nonostante queste emissioni siano al di sotto della soglia limite fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri? Cioè il DPCM dice che in quella zona non puoi rendere emissioni sonore superiori a 100. Tu stai a 98. Se stai a 98, Caio ha comunque la possibilità di farti causa. O se stai a 98, Caio deve sempre stare zitto e filare? Punto interrogativo. Seconda questione problematica, questa non è gridata dalla traccia, questa è un po' sottesa alla traccia. Perché la traccia ti dice che Caio non ha subito nessun danno alla salute? Che se ne frega la traccia di dirvelo? Se conoscete e dopo aver seguito la mia lezione al corso conoscerete l'Istituto delle Emissioni, saprete che la tutela per colui che subisce delle emissioni può essere anche una tutela di tipo risarcitorio, cioè io posso chiedere il risarcimento dei danni. Adesso la domanda è: posto che se tu con le tue emissioni mi hai sfondato un timpano o mi hai provocato una malattia mentale, io sicuramente ti posso chiedere danni alla salute, ci mancherebbe altro. Ma questi benedetti danni alla salute te li posso chiedere anche nell'ipotesi, questi danni, chiedo scusa, te li posso chiedere anche nell'ipotesi in cui tu un danno alla salute non me l'hai arrecato? E che danno ti chiedo allora se non mi ha arrecato nessun danno alla salute? Beh, ti potrei chiedere il danno da turbativa del riposo. Ti potrei dire: risarciscimi il danno perché non mi hai fatto riposare bene, risarciscimi il danno perché voglio tornare a riposare bene, voglio tornare a godere della qualità di vita che avevo prima. Questi danni, danno al diritto al riposo,
lesione e peggioramento della mia qualità di vita sono danni risarcibili o no in assenza di un danno alla salute? Queste le due questioni problematiche previste dalla traccia. Ovviamente si partiva dall'istituto delle immissioni, che è l'istituto chiave di tutta la traccia. Anche qua, evidentemente, per capire come arrivare a quell'articolo, bisogna utilizzare la tecnica che utilizziamo al corso, ma ovviamente ne ho parlato in quella sede. L'articolo di riferimento è l'844. Il proprietario di un fondo non può impedire, quindi non può impedire, le immissioni di fumo, di calore, le esalazioni, i rumori e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, salvo che esse superino la normale tollerabilità. Bla bla bla, poi vediamo. Che significa il proprietario del fondo non può impedire le immissioni che vengono dal fondo altrui, salvo che le stesse non superino la soglia di tollerabilità? È una norma, ragazzi, che è rivolta non a chi realizza le immissioni, ma a chi le subisce. Quindi la norma non sta parlando a Tizio che fa il cineforum, sta parlando a Caio che subisce le immissioni del cineforum di Tizio. E gli sta dicendo: caro Caio, tu non puoi impedire le immissioni del tuo vicino di casa Tizio. Immissioni di cosa? Di fumo, di calore, di rumori in questo caso. Salvo che le stesse non superano la soglia di tollerabilità. Quindi, ragazzi, è una norma che si rivolge a chi subisce le emissioni e gli dice: tu non puoi impedirle, quindi tu devi subire le emissioni che provengono dal tuo vicino, salvo che le stesse non superino la soglia di tollerabilità. Quindi salvo che le stesse siano emissioni intollerabili. E quindi, ragazzi, rigiriamo un attimo la frittata. Cerchiamo di capire che cosa invece la norma sta dicendo a Tizio, quindi a colui che immette. Sta dicendo: caro Tizio, tu hai il diritto soggettivo di immettere rumore, calore, propagazioni, scuotimenti, fumo nell'immobile a te confinante, purché quelle quantità di esalazioni, chiamatele come volete, non superino la soglia di tollerabilità. Che significa? Tu puoi immettere del rumore nell'immobile a te confinante. Che vuol dire immettere il rumore? Io sento la televisione, il rumore non resta a casa mia, ovviamente, no? Fuoriesce tramite le onde e si propaga nell'immobile confinante. La norma dice: tu lo puoi fare. Tu puoi immettere rumore, calore, fumo, quello che sia, purché però queste emissioni non superino la soglia di tollerabilità. Che cosa significa questa frase? Che significa tutto ciò? Che vuol dire che non devono superare la soglia di tollerabilità? Ragazzi, è ovvio che la norma autorizza una persona a immettere esalazioni, fumi, calore, rumore nel fondo altrui. Perché? Perché ogni qualvolta voi state a casa vostra e fate una qualunque attività, non ve ne rendete conto, ma voi state emettendo calore, rumore, fumo e lo state evidentemente immettendo nell'immobile altrui, soprattutto in quello confinante o in quello di chi si trova sotto o sopra di voi in condominio. Se voi guardate la televisione, tendenzialmente quel suono si propagherà, seppur in parte, anche all'immobile confinante. Stessa cosa se parlate al telefono, stessa cosa se sentite la musica. Se voi cucinate, state ben sicuri che quell'odore di cucinato arriva anche alle persone dell'immobile a fianco. Quante volte la frase: la signora ha preparato una genovese, che ne sappiamo noi perché sentiamo l'odore di cipolle da casa nostra. E allora la norma dice: è chiaro che tu, proprietario di casa, puoi immettere questi rumori, questi calori, questi fumi nell'immobile altrui. Perché? Perché altrimenti tu a casa tua dovresti stare con le luci spente, in silenzio, senza cucinare. Nelle nostre attività quotidiane noi immettiamo tutti i giorni. Però, dice il codice civile, è vero, lo puoi fare,
Lo puoi fare però nei limiti della tollerabilità. Cioè le tue emissioni non possono essere eccessive. Quindi puoi mettere del rumore nell'immobile altrui, ma non puoi sparare la musica a 2000 decibel, perché in quel caso la tua emissione diventa intollerabile e quindi non può non essere tollerata dal tuo vicino, da chi vive a fianco a te. Quindi sostanzialmente l'articolo 844 divide le emissioni in due categorie. Quelle tollerabili, e se sono tollerabili, sono lecite, le devi sopportare. Un po' di puzza, un po' di calore, un po' di rumore, le devi tollerare, altrimenti per vivere su un eremo. E al corso ho spiegato il collegamento di questa norma all'articolo 2 della Costituzione, qui non posso farlo per ragioni di tempo. Secondo aspetto fondamentale, le emissioni che invece sono intollerabili sono illecite. E cosa può fare colui che riceve le emissioni ai sensi dell'articolo 844? Se sono emissioni tollerabili, muto e zitto, le sopporti. Se sono emissioni intollerabili, sono anche illecite, e allora hai due rimedi che sono contestuali. Il primo ce lo dice l'844, il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni tollerabili, quindi togliamo il non, può impedire le emissioni intollerabili. Che vuol dire impedire le emissioni intollerabili? Non vai con la mazza fuori casa del vicino, ma chiedi al giudice di emettere una sentenza che condanna il vicino a cessare di emettere emissioni intollerabili. È la cosiddetta tutela reale. La tutela inibitoria, chiedo al giudice di emanare una sentenza che inibisca il vicino dal tenere quell'attività, che è la forma di tutela più importante, e al corso ci siamo molto dilungati sulla tutela inibitoria. Accanto a questa tutela ce n'è anche un'altra. L'articolo 844 non lo dice, ma non è necessario che lo dica, perché l'articolo 2043, norma che stabilisce il diritto al risarcimento del danno, è norma che innerva tutto il diritto civile, anche laddove non viene espressamente richiamato. Quindi non c'è dubbio che, oltre a chiedere il provvedimento inibitorio, se l'emissione è intollerabile e quindi illecita, il proprietario di casa che subisce le emissioni può anche chiedere un risarcimento del danno, a patto ovviamente di provare il danno. E quindi il problema starà nel dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile in assenza di un danno alla salute. Vi ricordate la seconda questione problematica? Ovviamente, come si fa a decidere cosa è tollerabile e cosa no? Perché l'844 è molto sintetico e dice: se l'emissione è tollerabile, la tolleri, se l'emissione è intollerabile, allora fai causa e il giudice deve emanare una sentenza che inibisce. Tutto bello, tutto chiaro, ma che vuol dire tollerabile e cosa significa invece intollerabile? È chiaro che serve un magistrato che decida, serve un giudice che intervenga e dichiari quale emissione è tollerabile e quale emissione è intollerabile. Però è chiaro che il giudice non può intervenire col massimo arbitrio e dire secondo me questa emissione è tollerabile o secondo me è intollerabile. Una cosa è la discrezionalità, una cosa è l'arbitrio. Il codice civile ci dà qualche indizio che io in questa sede posso solo accennare, ma non posso sviluppare. L'ho sviluppato ovviamente al corso. Quali sono i due indizi? Li dà l'844. Cosa dice l'844 primo comma? Il proprietario di un fondo non può impedire le emissioni bla 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 derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, ha avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Quindi il primo parametro è quello della condizione dei luoghi, però non ho il tempo di spiegarvi che cosa si intende per condizione dei luoghi. Secondo parametro, secondo comma. Nell'applicare questa norma, l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. E quindi sostanzialmente la distinzione tra immissioni utili perché produttive, immissioni inutili perché voluttuarie o improduttive. Ma anche queste posso solo accennarvele, vi rimando al corso per una spiegazione sul punto.
tutto il problema delle emissioni intollerabili, malecite, perché legate alla produzione, eccetera, eccetera. Purtroppo non ve le posso spiegare. Ma posso invece entrare nelle questioni problematiche, perché evidentemente la traccia ruota attorno al problema della tollerabilità o meno delle emissioni che Tizio realizza. Perché cosa vi ho detto prima, in maniera un po' semplificata rispetto a quanto fatto al corso? Che se l'emissione è tollerabile, l'emissione è lecita. E quindi tu che subisci l'emissione, zitto, pippa a casa. Se l'emissione è intollerabile, essa è illecita. E quindi se è illecita, puoi avere i due rimedi codicistici. Sentenza che inibisce, quindi che condanna l'altra parte a cessare l'emissione, e risarcimento del danno. Quindi tutta la traccia ruota attorno ad una questione. L'immissione che Tizio realizza a danni di Caio è un'immissione tollerabile o un'immissione intollerabile? Adesso voi non fate magistrati, non vi state preparando per magistratura, se lo fate fatelo con noi, venerdì iniziamo il corso, per informazioni basta che ci contattate in privato. Ma la questione problematica qual è, evidentemente? Come fate voi a decidere se l'immissione di Tizio era un'immissione tollerabile o meno, se non siete magistrati? La traccia vi dà qualche indizio. Quali sono questi indizi? Vi dà tutta una serie di indizi a favore della intollerabilità e un indizio a favore della tollerabilità. Intanto vi dice che le emissioni di rumore sono molto forti, che la musica è molto alta, la voce è molto alta, tant'è vero che sta provocando dei disagi grossi a Caio. Caio non può guardare la televisione a un volume normale, non riesce a dormire, ha alterato in maniera sensibile la sua qualità di vita. Secondo requisito, secondo elemento a favore della intollerabilità, qual è? Che è un'emissione completamente inutile, non è legata alla produzione, lo ripeto, qui non l'ho spiegato, il corso l'ho spiegato. Stai facendo un cineforum con gli amici, quindi un'attività completamente inutile. Quindi potenzialmente puoi sospenderla senza motivo particolare. Ultimo elemento, ci troviamo in un quartiere residenziale, quindi in un quartiere dove normalmente non ci sono grandi rumori, anche questa cosa l'ho spiegata al corso, è l'altro parametro. Qual è l'unico elemento che invece ci farebbe, condizionale, deporre in senso favorevole alla tesi della tollerabilità di questa immissione, quella di Tizio verso Caio, il fatto che l'immissione, pur essendo molto forte, molto rilevante, non supera quella soglia di rumore prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, fatemelo cercare, numero del 1 marzo del 2000, del 1991, esattamente Anna. Quindi sostanzialmente Tizio può dire: ma di che ti lamenti? Sarà forte l'immissione, ma che me ne frega, è al di sotto della soglia ministeriale. E allora, ragazzi, prima questione problematica che vi ho già accennato è capire sostanzialmente se un'immissione sotto soglia può essere comunque un'immissione intollerabile. La giurisprudenza sul punto era divisa, oggi non lo è più per la verità. Cioè, sostanzialmente si ricontendevano il campo due tesi. La prima tesi è semplice, e cioè quando il legislatore, in questo caso attraverso un DPCM, ma non per forza, poteva farlo con qualunque fonte, sostanzialmente ti dice qual è il limite di emissioni consentito e ti mette una soglia, 100 decibel, e ti dice tutto ciò che è sopra soglia è illecito amministrativamente, tutto ciò che è sotto soglia va bene. È evidente che il legislatore ti ha anche detto che cosa è tollerabile e che cosa è intollerabile. Quindi se sei sopra la soglia dei 100 decibel, per esempio, è sicuramente intollerabile. Se sei sotto la soglia dei 100 decibel, sarà sicuramente tollerabile. Quindi secondo questa prima tesi, il giudizio di liceità amministrativa
E quindi il superamento o il non superamento della soglia amministrativa si va a sostituire completamente al giudizio di tollerabilità. Ciò che è sopra soglia amministrativa è intollerabile. Ciò che è sotto soglia amministrativa deve essere tollerabile. Se il legislatore ha detto che fino a 100 va bene e sopra i 100 no, e allora se sei a 110 sei sicuramente intollerabile. Ma se sei sotto i 100, se sei 90, anche se di poco, come dice giustamente Anna, sei intollerabile. Chiaro? La Cassazione si pronuncia, la seconda tesi è quella accolta dalla Cassazione, quindi non ve la spiego adesso, ne parla la Cassazione. Cassazione 1069, Cassazione 1069 del 2017, che specifica che i due giudizi in realtà sono giudizi tendenzialmente slegati. Perché? Perché il giudizio amministrativo, quello fatto col DPCM, ha a cuore la tutela dell'interesse della collettività. E quindi sostanzialmente si preoccupa di dire che in un'area residenziale, per esempio, non si può andare sopra i 200 decibel. Perché ritengo che se ti lascio produrre un rumore superiore ai 200 decibel, tu stai arrecando un danno a tutta la collettività. Il giudizio privatistico di tollerabilità, invece, è un giudizio diverso. Perché? Perché guarda non all'interesse della collettività, non ce ne frega niente della collettività. Il diritto privato guarda gli interessi privatistici. Ci interessa dell'interesse tuo che subisci l'immissione, e solo tuo. Cioè la questione diventa, in questo caso, se quell'immissione sta recando un danno a te e solo a te. E dice il legislatore, se io fisso una soglia, dice la giurisprudenza, se il legislatore fissa una soglia a 200, è perché ha immaginato che sotto i 200 tu con la tua attività non stai recando un danno a tutta la collettività. Benissimo. Però può darsi che tu il danno lo stai recando magari al tuo vicino di casa. Perché magari sei sotto i 200, sei a 180, quindi alla collettività non crei un problema, perché la collettività vive tutto intorno a te, ma anche lontano, ma quel povero Cristo che abita a fianco a te, invece, il danno l'è arrecato. Quindi può darsi che una immissione sotto soglia amministrativa sia comunque intollerabile. Allora che dice la Cassazione 1069-2017? Dice due cose importanti. Prima, attenzione, se sei sopra la soglia amministrativa, quindi se il DPCM dice 200 e tu sei a 220, attenti, è sicuramente intollerabile quell'immissione. Perché? Perché la soglia amministrativa tutela tutta la collettività. E allora se quel valore serve a tutelare tutti, figurati, e tu l'hai sforato, figurati che danno stai recando a me che vivo proprio vicino a te. È chiaro, no? Se il valore è un valore alto comunque, perché deve tutelare tutti, a maggior e tu l'hai superato, a maggior ragione avrei provocato un danno a me che abito solo il tuo vicino di casa. Quindi il superamento della soglia amministrativa è sicuramente, risulta sicuramente in un'immissione intollerabile. Ma invece se tu sei sotto la soglia amministrativa, non è detto che l'immissione è tollerabile. Perché? Perché un rumore, ma vale per ogni, ovviamente per qualunque forma di immissione, perché un rumore in questo caso sotto soglia amministrativa può essere un rumore che non è un danno per tutta la collettività, ma per te povero Cristo che vive a fianco a me può benissimo essere un danno. Quindi in questo caso sicuramente è possibile e immaginabile che quell'immissione sia intollerabile pur essendo sotto la soglia. E quindi ragazzi, come concludevate questo primo punto? Trattandosi evidente, dato che tutti gli elementi che vi ho detto già prima deponevano in senso della intollerabilità e l'unico che deponeva in senso della tollerabilità viene meno, perché ve l'ho detto, non ci interessa niente che sei sotto soglia ai fini della tollerabilità,
allora sicuramente le emissioni di tizio sono intollerabili. Sono intollerabili perché sono inutili, perché il cineforum non serve a niente. Sono intollerabili perché fatte in una area residenziale. Sono intollerabili perché sono tali da aver arrecato un danno al diritto di riposo del povero Caio, al suo diritto di vivere la vita quotidiana in modo serena, di guardare la televisione, eccetera. Quindi finora cosa abbiamo detto? Che il nostro amato Caio sicuramente, al 100%, non si discute, potrà ottenere, ai sensi dell'articolo 844, la tutela inibitoria. Quindi potrà chiedere al giudice, giudice emana una sentenza e condanna Caio a smetterla. Benissimo. Domanda, ma può chiedere anche il risarcimento dei danni o meno? Quindi seconda questione problematica, posto che ha diritto alla tutela inibitoria, ha diritto anche a chiedere il risarcimento dei danni o meno? Risposta. Se Caio avesse subito un danno alla salute, non ci sarebbe nessun dubbio, anche se la norma non prevede la risarcibilità del danno, l'844. Il danno è principio che innerva tutto l'ordinamento civile, quindi sicuramente è possibile ottenere il risarcimento del danno. Sarebbe possibile ottenere il risarcimento del danno da danno alla salute. Quindi con le tue emissioni rumorose mi hai reso sordo o semplicemente non mi hai fatto dormire per 2 mesi, mi hai creato una depressione cronica. Le persone che non dormono spesso, con frequenza, spesso rischiano la depressione. Quindi malattia medicalmente accertata. Danno medico vuol dire danno biopsichico, non solo al bios, cioè il corpo, la sordità per esempio, ma anche alla psiche, appunto malattie mentali. Invece nella nostra traccia, per fortuna, Caio non ha ancora subito, almeno per il momento, alcun danno alla salute. E allora di che danni può chiedere il risarcimento? Può ottenere un risarcimento del danno da alterazione negativa della vita? E soprattutto può chiedere un danno derivante dalla mancanza del diritto al riposo? Può chiedere un danno che deriva dalla alterazione in senso negativo? Ragazzi, ascoltate, sto parlando, dopo fate le domande. O può chiedere il risarcimento del danno derivante dalla violazione, dal peggioramento della propria vita familiare o domestica? C'è una parentesi enorme che abbiamo trattato al corso e che qua non possiamo aprire, che riguarda la risarcibilità dei danni non patrimoniali corrispondenti a diritti non espressamente menzionati in Costituzione. Non ne parlo in questa sede, ne ho parlato al corso in lungo e largo. Perché posso risarcire il diritto alla salute? Perché il diritto alla salute è un diritto espressamente tutelato dalla Costituzione, articolo 32. Perché se io sequestro Raffaella, e parlo di Raffaella perché è l'ultima persona ad aver commentato, perché se io sequestro Raffaella e la chiudo in camera per un mese, quando lei poi si libera mi può chiedere il risarcimento del danno? Perché ho leso il suo diritto costituzionale, il diritto alla libertà personale. Ma il diritto al riposo e il diritto a una vita familiare tranquilla sono diritti di rango costituzionale? Sicuramente la Costituzione non ne parla espressamente, ma, come ho spiegato al corso, anche alcuni diritti di cui la Costituzione non parla espressamente hanno oggi tutela costituzionale. Penso al diritto alla privacy, penso al diritto all'oblio. Domanda, la stessa cosa vale anche per il diritto al riposo, per il diritto alla vita quotidiana e familiare serena o no? A questa domanda risponde la Corte di Cassazione numero 20445 del 2017, ripeto, 20445 del 2017, la cui decisione viene anche confermata, ed è stata anche confermata da una Cassazione recentissima, e cioè la Cassazione 11930,
ripeto, 11 930 del 2022. Entrambe le Cassazioni dicono che, posto che in entrambi i casi non vi era stata una lesione del diritto alla salute, che è sempre risarcibile, ma solo una lesione del diritto al riposo e del diritto a vivere una serena vita familiare, dicono queste Cassazioni che, benché il diritto al riposo, benché il diritto a vivere una vita familiare serena, non sono diritti espressamente riconosciuti in Costituzione, gli stessi oggi assorgono comunque a diritti di rango costituzionale. Perché? Un po' perché l'articolo 2 della Costituzione, quando tutela tutti i diritti fondamentali del cittadino, è un catalogo aperto, quindi non tutela solo i diritti costituzionalmente previsti espressamente, ma anche quelli che in Costituzione non ci sono, ma a cui si ritiene opportuno attribuire rango costituzionale. E in secondo luogo perché l'Italia ha firmato, già negli anni 50, la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la cosiddetta CEDU, di cui al corso ho parlato in lungo e largo, qui non posso, per ragioni sempre di tempo. Ma la CEDU che cos'è? È una vera e propria sorta di trattato internazionale. L'articolo 8 della CEDU, al primo comma, prevede espressamente che ogni persona ha il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare. E allora, se questo diritto è riconosciuto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, questo diritto deve essere considerato un diritto avente anche in Italia rango costituzionale. E allora, se il diritto al riposo e a una vita familiare e privata corretta, ordinaria, non turbata da altri, è un diritto di rango costituzionale, esso può essere soggetto alla domanda di risarcimento. Perché, lo ripeto, il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando corrisponde alla lesione di un diritto soggettivo riconosciuto dalla Costituzione. Questa è una cosa che ho spiegato al corso, ci vuole molto tempo a spiegarla, non posso farla. Ma siccome il diritto al riposo e il diritto alla vita familiare sono diritti di rango costituzionale, perché tutelati dalla CEDU, allora la loro violazione è fonte di risarcimento del danno non patrimoniale. In conclusione, il nostro cliente potrà chiedere sia una tutela inibitoria, perché le immissioni di tizio sono sicuramente immissioni intollerabili e quindi illecite, quindi posso ottenere dal giudice una sentenza con la quale, in primo luogo, viene condannato Tizio a smetterla con le sue immissioni intollerabili e, in secondo luogo, una condanna al risarcimento del danno, ovviamente equitativamente determinato. Lo sceglierà il giudice. Tutto ciò detto, io ho finito. Spazio per le domande, altrimenti ci vediamo mercoledì alle ore 21 per gli aggiornamenti giurisprudenziali. Abbiamo risposto ad Antonio. Rispondo a Raffaella, non è proprio così. Perché? Perché vedi, le sezioni unite del 2008 hanno detto: qualunque lesione di un diritto costituzionale può essere fonte del risarcimento del danno non patrimoniale. Corretto. Però fino a questa Cassazione del 2016 nessuno diceva che il diritto al riposo era un diritto di rango costituzionale. Quindi i principi delle sezioni unite San Martino del 2008 non si applicavano al danno da violazione del riposo o violazione della vita domestica. Perché è vero che San Martino dice che la lesione di un qualunque diritto costituzionale è causa di risarcimento del danno, ma il diritto alla vita familiare non era considerato un diritto di rango costituzionale. Chiaro? Prego, grazie, ci sono altre domande, io sono qua. Se no, ci vediamo mercoledì alle ore 21. Come sempre, ragazzi, anche coloro che ascoltano questo audio in differita possono tranquillamente porgere le loro domande. Io sono comunque qua a rispondere, risponderò per iscritto, ovviamente, a coloro che dovessero porgere delle domande successivamente. Allora, zio, per ora non vedo altre domande.
Quindi vi saluto. Ah, c'è una domanda. È diventato un diritto di rango costituzionale dopo la sentenza che ha indicato. Allora, Yolanda, sì e no, cioè mi spiego. Le sentenze non dovrebbero creare il diritto. Quindi se un diritto ha rango costituzionale o meno non dovrebbe dipendere dalle sentenze. Una sentenza non ha il potere di creare un rango costituzionale a un diritto. Le sentenze dovrebbero riconoscere un fenomeno già esistente. E quindi sostanzialmente si dovrebbe dire che la Cassazione 2017 ha riconosciuto che il diritto al riposo e che il diritto soprattutto alla vita familiare, grazie all'articolo 8, comma primo della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, è assorto ormai al rango di diritto costituzionale. Non è corretto dire che l'ha innalzato al diritto costituzionale, perché in teoria, poi materialmente accade, però in teoria la Corte di Cassazione lo può fare, va bene? Ancora un istante per le domande, però credo che non ce ne siano. Allora, perfetto, ragazzi, noi ci vediamo mercoledì sera alle ore 21 per aggiornamenti giurisprudenziali. Io vi auguro un buon fine settimana e grazie per essere stati presenti ed ascoltarmi. Arrivederci.